Jeremias e Aida Jespica, la storia continua, i messaggi segreti tra i due. Aida Jespica e il fratello di Belen, news sui due dopo la fine del Grande Fratello VIP. Il Grande Fratello VIP è finito da qualche settimana, ma l'intesa tra Aida Jespica e Jeremias Rodriguez non si è esaurita. Anzi, ora che la venezuelana ha lasciato il fidanzato Geppi, rischia di diventare qualcosa di più grande e forte. Il settimanale Spy, nell'ultimo numero in edicola, fa sapere che tra la modella e il fratello di Belen c'è stato di recente uno scambio di messaggi. Non solo, i due si sono rivisti anche nello stesso locale, seppur erano in compagnia di altre persone. In particolare l'argentino era insieme alla fidanzata Sara, con la quale però la storia non procede a gonfie vele. I due sono ritornati insieme dopo l'eliminazione di Jeremias dal reality show, ma la relazione non sembra decollare e i problemi rimangono. Aida Jespica non ha perso di vista Jeremias Rodriguez. Come si legge sulla nuova rivista di Mondadori, Aida e Jeremias si sono scritti via chat più volte. Poi si sono incontrati nello stesso locale a Milano. Lui era in compagnia della fidanzata Sara, della sorella Belen e del cognato Andrea Iannone. La Jespica e il fratello di Cecilia Rodriguez si sono scambiati un timido saluto da lontano, ma, nel corso della serata, i loro sguardi si sono incrociati di continuo. Tutto ovviamente sotto gli occhi di Sara, piuttosto infastidita dalla situazione che si è venuta a creare. Jeremias lascerà presto la ragazza per riprovarci con Aida? Chissà, e per il momento la Jespica si è limitata a definire il Rodriguez un caro amico. Perché Aida Jespica ha lasciato il fidanzato Geppi? Dopo la finale del Grande Fratello VIP, dove ha ottenuto il quinto posto, Aida ha deciso di lasciare il fidanzato Geppi. La sorpresa di quest'ultimo, che l'ha aspettata fuori la casa di Cinecittà, è bastata a poco. La Jespica ha capito di non amare più l'imprenditore napoletano e ha deciso di mollarlo. Il tutto è avvenuto durante un weekend romantico a Bormio, finito nel peggiore dei modi.